Assicuriamoci innanzitutto che al primo membro ci sia un'unica frazione algebrica, se non fosse così la costruiamo in base ai calcoli che presenta la disequazione. Ed è importante, mi raccomando, tassativo, che a destra ci sia lo zero, perché in questo modo la disequazione diventa lo studio del segno, cioè le eventuali soluzioni sono quei valori per cui la frazione complessivamente ha segno meno, è negativa. Come troviamo le soluzioni? Intanto impostiamo numeratore e denominatore maggiore di 0 a prescindere dal segno che c'è qui, ci mettiamo l'uguale perché però c'è l'uguale, troviamo le soluzioni. X maggiore o uguale di meno 1, che sono i valori per cui il numeratore è maggiore di 0, infatti guardate, ho messo un segno più a destra di meno 1 per valori maggiori o uguali di meno 1, 0 positivo il denominatore, più a destra, meno a sinistra, il segno della frazione lo troviamo moltiplicando il segno del numeratore del denominatore, guardate, è negativo tra meno 1 e 0, che definisce le soluzioni. Ciao!